Transnet. Noi uniamo il mondo. Per migliaia di anni, il nostro pianeta è rimasto una casa ospitale per tutti coloro che vi hanno vissuto ed ammirato la sua vitalità. Il XX secolo è stato un periodo di grande accelerazione durante la vita di una sola generazione. Le persone hanno raggiunto un successo senza precedenti. Lo sviluppo delle comunicazioni, dei trasporti e di altre tecnologie ha portato grandi cambiamenti nell'economia. La popolazione terrestre da allora ha triplicato le attività umane che in senso figurato hanno rotto la forza della Terra, violando i suoi cicli naturali. Osservando il danno causato all'ambiente, è chiaro che ci stiamo muovendo verso un punto di non ritorno e ci troviamo di fronte a una scelta: o continuare a distruggere il nostro futuro o spostarci verso un'alternativa a cui tutti gli umani dovrebbero aspirare. L'applicazione di tecnologie nuove veramente efficienti, un nuovo modello di vita nella società, con persone dalla visione progressista e illuminata, rappresenta la nostra salvezza. Come città di nuova generazione, Eurasia è un esempio di stile di vita futuro della società, in armonia e prosperità, in pace e consenso. Questa è la nuova evoluzione del mondo. Metropoli più grandi con un sistema di trasporto completamente nuovo. Nuove infrastrutture permetteranno di raggiungere, per esempio, Vladivostok da San Pietroburgo in sole 20 ore, al costo di $200, con tutti i mezzi di comunicazione disponibili, il supporto vitale, alta sicurezza e comfort. Da Mosca a Kiev in 2 ore, a $20. Da Mosca a Barcellona in 8 ore, a $100. Da Kiev ad Antalya in 5 ore a $50, da Novosibirsk a Delhi in 12 ore e $150, da Vladivostok a Kuala Lumpur in 15 ore e $200, da Londra a Tokyo in 24 ore a soli $300. Saranno applicate solo fonti alternative di energia e riciclo a basso costo di servizio. Queste nuove città lineari saranno ecovillaggi nelle quali le comunità si sviluppano in armonia con la natura. E il costo degli alloggi non supererà i $50,000 per 200 o 300 metri quadrati, dal momento che nuove tecnologie di costruzione e manifattura saranno applicate nell'edilizia e nell'intera economia. Persino se il tuo lavoro si trova a 500 km da casa, potrai coprire la distanza in un'ora e per soli $8 grazie al nuovo sistema di trasporto di secondo livello. Tutto questo può accadere in modo evolutivo e pacifico, grazie al passaggio alla sesta struttura economica del mondo, dove le tecnologie saranno sostenibili ed ecocompatibili, destinate a servire l'umanità e lo sviluppo del pianeta. Il passo successivo sarà la transizione verso la settima struttura economica mondiale, in cui tutta la produzione dannosa sarà ritirata al di là del pianeta Terra. Questi singolari disegni dell'ingegner Anatoly Eduardovich Yuninsky sono stati rivelati già dal 26 al 28 aprile del 1988 nella città di Goma, alla conferenza di tutti i sindacati sul futuro dell'industrializzazione dello spazio. Solo il tempo darà la risposta su che tipo di futuro avremo. Dipende anche da te diventare parte di una comunità in crescita che è pronta a cambiare il mondo per il meglio. Unisciti a noi e aiuta a far conoscere alle grandi masse il progetto e le opportunità di contribuire alla sua attuazione. Benvenuti, benvenuti a questo webinar, il primo webinar di marzo. Si va veloci col tempo e Skyway pure si sta sviluppando molto bene. Benvenuti a tutti, benvenuti anche a quelli che partecipano per la prima volta e soprattutto ai veterani che non mollano tutte le sere al martedì appuntamento fisso con il webinar per
fare un pochino il punto per nuovi concetti, nuove novità, notizie che stanno sviluppando il progetto Skyway in simultanea su diversi paesi, in varie fasi naturalmente. Bene, passeggeri o coproprietari, invito sempre le persone a meditare dopo il webinar e prendere una decisione, diventare partecipi attivi di questo grande progetto, un progetto grandioso, di per sé rivoluzionario per tanti tanti aspetti. Avete visto il video riassume quanto sarà sviluppato e in che modo sarà sviluppato Skyway nel mondo, e avete notato, penso, che ci sarà un notevole cambiamento nel mondo dei trasporti. Soprattutto si renderanno più comodi, sicuri, a basso prezzo, e quindi si darà la possibilità a più persone di vedere il mondo nella vita che ognuno di noi passa su questa terra. Bene, perché Skyway è nato? Grazie a Anatoly Uninsky, perché c'è bisogno di un forte cambiamento dettato da grossi problemi. Abbiamo un aumento demografico, abbiamo un costo delle merci eccessivo, abbiamo congestione purtroppo, perché ci sono troppi veicoli che girano sulle strade. E questo è una conseguenza, un impatto troppo troppo alto in termini di vite umane, perché c'è scarsità di sicurezza, tempi di attesa molto lunghi e la conseguente purtroppo aria molto molto inquinata, che è lo smog. Purtroppo io tutti i giorni vivo in una città che non è una metropoli, è una cittadina per così dire, Bologna, ma siamo immersi nella zona padana, regione padana. La nostra pianura padana è la più inquinata d'Europa, ahimè, è tra le purtroppo le più inquinate nel mondo. È urge, necessità, è importante fare qualcosa. Bene, Skyway è una soluzione e quindi dobbiamo impegnarci tutti a diffonderla, a sensibilizzarla, impegnarci con tutte le nostre forze a divulgarla a più persone possibili, perché l'unione delle persone su un progetto così grande permetterà di smuovere le coscienze anche di chi deve prendere delle decisioni importanti, quelle di cominciare a cambiare il metodo di sviluppo. E invito professionisti, ingegneri, architetti a prendere coscienza di questa nuova tecnologia, una tecnologia che è molto importante da un punto di vista della massima sicurezza. Ad oggi non esiste un trasporto automatizzato, autogestito, in grado di muoversi senza un conduttore umano fisico. Quindi non c'è più bisogno della presenza di un operatore nella guida di questi mezzi, e questa è la novità assoluta. L'automazione, l'autogestione mette in sicurezza ogni vita umana, non solo, permetterà di muoverci velocemente, impatterà pochissimo sull'ambiente, sia per il terreno occupato da queste linee, sia da un punto di vista energetico e utilizzo dei materiali. Ma chi è il grande ideatore di questa cosa? È Anatoly Uninsky. Anatoly Uninsky è, sapete tutti, un ingegnere, è il general designer di Uninsky String Technology, che è l'azienda che si sta sviluppando in questi due anni, ha avuto uno sviluppo enorme rispetto a tutti gli standard, e ha già più di 700 persone occupate, solo la Uninsky String Technology. E quindi diciamo che
Anatoly ha dedicato una vita per sviluppare le sue idee che vanno contro l'inquinamento, contro gli incidenti mortali, stradali e quant'altro. Due medaglie d'oro del centro espositivo russo, titolo di Cavaliere delle Arti e delle Scienze, 40 diplomi di mostre internazionali, 150 invenzioni, eccetera, eccetera, eccetera. È un uomo della storia presente, e noi lo viviamo insieme a lui. Skyway è quindi una soluzione vincente, perché se noi la confrontiamo con i mezzi tradizionali di trasporto, rispetto a capitale investito, inquinamento dell'ambiente, incidentalità nei trasporti e spese di esercizio, è davvero vantaggioso su tutti questi aspetti. Quindi questa è una leva importante, è una leva fondamentale, perché rispetta tutti questi aspetti. La cosa che richiede per lo sviluppo, richiede tempo, pazienza, ma tanta voglia di sviluppo, e quindi di sensibilizzare ognuno di noi. Bene, il progetto concreto e esecutivo è partito nel 2014. Dal lontano 1978 al 2014 Juninski ha percorso un tragitto difficoltoso, problematico. Non è tutto semplice quello che sta realizzando, ha avuto molte controversie, ha cercato di avere dei sostenitori, paesi che hanno visto Juninski come una spia russa. E tanti aspetti della sua storia controversi. Tuttavia nel 2014 è stato presentato il primo sviluppo tecnologico nel suo paese nativo, che è la Bielorussia. Ha cominciato a costruire, e nel 2016, quando io sono venuto a conoscenza di questo progetto, ha iniziato la prima dimostrazione di funzionamento con l'Unibike. L'Unibike è stato poi presentato di recente l'anno scorso, e oggi è il primo mezzo marchiato Unipod agli Emirati Arabi, ed è l'Unibike certificato proprio nell'ottobre del 2016. Da lì è partito tutto un discorso di sviluppo di linee e mezzi di movimento con caratteristiche diverse a seconda dell'utilità, sia da un punto di vista di infrastrutture, sia da un punto di vista di mezzi. E qui ovviamente vedete una panoramica dell'Eco Technopark, 36 ettari di terreno messo a disposizione della Bielorussia per la dimostrazione di queste linee, per dimostrare che questi mezzi funzionano. È una tecnologia innovativa che permetterà di cambiare diverse situazioni nel mondo. Ecco, i veicoli dal 2016 ad oggi sono tutti veicoli progettati e testati sulle linee. Abbiamo l'ultra leggero, l'Uniwind, l'ultimo presentato in agosto 2018. È l'ultra leggero che ha una capacità di trasporto di 2 persone e può raggiungere la velocità di 150 km/h. Poi abbiamo l'Unibike, anch'esso 2 posti, l'Unicara 6 posti, l'Unicara 3 moduli 18 posti e così via. Vedete quante tipologie di linee. Quindi questo vi deve far riflettere al fatto che ci sono tantissimi mezzi, e Skyway è un sistema di trasporto molto molto flessibile. In ogni contesto, in ogni luogo può essere utilizzato questo mezzo di trasporto. Tutti i mezzi sono mezzi che possono raggiungere la velocità di 150 km/h, mentre invece la differenza è quella del
dell'Unibus ad alta velocità che può raggiungere i 500 km/h, non ancora certificato, è questo qui. Non ancora certificato perché nell'Eco Techno Park non c'è una linea sufficientemente lunga per certificare questa velocità. Tuttavia si sta costruendo un nuovo centro tecnologico negli Emirati Arabi. Anche l'Unitrack è un mezzo di trasporto merci molto importante, ha una capacità di 1100 kg per ogni veicolo, ha una velocità di 150 km/h. Poi abbiamo l'Unitrans che porta i container per i luoghi marittimi. Questa è la dimostrazione sempre all'Eco Techno Park del trasporto merci sfuso, dove c'è l'automatismo di raccolta e scarico in automatico. In questa slide vedete come la Skyway, a fronte del tempo di consegna, a fronte dei costi, si trova in una posizione decisamente favorevole rispetto a tutti gli altri mezzi. Ecco, qui avevamo accennato prima l'UniWind, è il mezzo ultraleggero, è quello che viene trasportato dalla quarta linea, la linea leggera, perché abbiamo la linea rigida, la semirigida, la flessibile e poi abbiamo l'ultraleggera che trasporta l'UniWind, che è stato progettato l'anno scorso. Questo è stato costruito con l'esigenza del fatto che ci sono molte città dove gli spazi sono limitati e quindi è il mezzo più ideale per trasportare tante persone. Abbiamo anche la possibilità, attraverso gli schemi e i progetti di Uninsky, di costruire ponti a stringa Skyway, quindi nuove metodologie più leggere, più performanti, con meno costi di gestione e di manutenzione. Il Combo è un prototipo di veicolo aereo senza pilota, per così dire un drone diciamo in formato grande, e questo drone è importante perché permetterà di realizzare le linee in automatico senza dover intervenire l'uomo e quindi meno incidenti, più sicurezza, perché saranno le macchine a costruire le linee. Trasporta 1,5 tonnellate di carico a una velocità massima di 170 km/h e percorre distanze fino a 465 km. Il valore minimo di mercato è di 5 milioni di dollari. Pensate quanta tecnologia e quanto ingegno c'è in Skyway. Qui invece vedete l'Innotrans di Berlino, dove è stato presentato l'Unibus ad alta velocità. Non c'è stato presentato solo questo, ma anche l'Unibus a tre moduli che era in fiera all'esterno dell'edificio. Poi c'è, non dimenticare, il progetto molto molto importante, altamente sostenibile, che è la mobilità elettrica per il trasporto degli invalidi con carrozzina, che permette di farli salire direttamente in auto e hanno la possibilità di usare la stessa carrozzina come seggiolino dell'automobile. Quindi è un prodotto molto importante che aiuta i diversamente abili a utilizzare l'automobile in modo indipendente, quindi potranno anche loro sfruttare delle occupazioni lavorative che in modo diverso non potrebbero fare. Questa invece è sempre la panoramica di sviluppo dell'Eco Techno Park a Minsk, Bielorussia, dove la prospettiva di sviluppo è appunto in 2 anni tutto questo. L'Eco House, le linee, abbiamo il ponte sospeso, abbiamo tante cose che Uninsky ha messo a dimostrazione. Questo è, diciamo, il parco dimostrativo, e qui percepite, chi ha partecipato e è diventato copartecipante del progetto, vede cosa
di cosa è stato fatto con i soldi che sono stati raccolti con il crowdfunding. La Skyway Technology è l'azienda, diciamo, principale di sviluppo della tecnologia. Oggi, dopo 2 anni, ha raggiunto più di 700 specialisti altamente qualificati che progettano tutti i giorni e simulano le linee di vari paesi che sono venuti in delegazione a Minsk per la dimostrazione tecnologica. Pensate che più di 2000 persone sono salite sui mezzi di trasporto in agosto, quando c'è stato l'Eco Festival. Tutte le soluzioni ingegneristiche sono sottoposte a test e certificazioni pratiche complete necessarie per introdurre poi la tecnologia nel mercato mondiale. Bene, un mese fa abbiamo parlato per la prima volta di un nuovo stabilimento di costruzione, di una nuova officina di produzione di String Technology. Oggi possiamo già dire che questo stabilimento è quasi completamente coperto, e quindi diciamo che tra qualche mese, 5-6 mesi, sarà operativo. L'obiettivo di questo nuovo stabilimento è per far fronte alla produzione del materiale rotabile per gli Emirati Arabi, dove c'è il centro di sviluppo costruzione per la dimostrazione tecnologica, e la preparazione per la produzione in serie dei moduli e delle infrastrutture. E quindi oggi il lavoro sta procedendo entro i termini che sono stati previsti e pianificati. Quindi siamo in fase di crescita. Naturalmente Skyway Technology Corporation rispetta tutte le normative ISO 9001-2015, la 14001-2015 e quella ultima di febbraio 2019, la 45001 del 2018. Qua mi è partito il mouse. Ebbene sì. Siamo quasi a un anno dalla grande esibizione di Skyway alla Mostra della Città del Futuro al World Trade Center, Dubai, aprile 9-11-2018, dove c'è stato l'accordo degli Emirati Arabi per impegnarsi a donare 25 ettari di terreno in un primo momento e poi altri 200 ettari per la costruzione del centro tecnologico di Skyway. Uninski ha cercato questo nuovo territorio per certificare l'alta velocità e di conseguenza la velocità di tutti i mezzi che andranno ad essere progettati, installati in vari paesi del mondo. Questo è la data più importante, a mio avviso, che ha dato una svolta per la progettazione esecutiva. Questo è il primo progetto esecutivo a tutti gli effetti, perché non è solo un parco dimostrativo, ma sarà il punto di partenza di tante linee di collegamento tra le varie città più importanti degli Emirati Arabi. Quest'anno, a distanza di un anno nella mostra della città del futuro al World Trade Center, Skyway non sarà tanto protagonista in termini di visibilità dimostrativa, ma a tutti gli effetti è già presente ve lo faccio vedere, è dentro a questo cantiere, il cantiere che si chiama Skyway Tech Center, vedete, che praticamente ci sono 25 ettari tra i 175 ettari previsti completi dello Sharia Research Technology ed Innovation Park. Il Sharia Research Technology ha questo simbolo marchiato, e in questo parco, questa oasi tecnologica, altamente tecnologica, ci saranno le aziende, le società più evolute in termini di trasporti, gestione energetica,
altre situazioni di evidente sviluppo economico per innovazione. Quindi avete visto come questo polo diventerà, questo non è ancora già costruito, ma è una fotografia che vi mette in relazione di quello che sarà la situazione. Qui vedete chiaramente che c'è stata nel luglio 2018 una visita dei rappresentanti della scienza e degli affari degli Emirati Arabi Uniti, e questi rappresentanti sono andati in visita a Marina Gorka a vedere l'Ecotecnopark. Quindi Sharia è un centro, un nuovo polo tecnologico anche per Skyway, ed è il terzo più grande emirato degli Emirati Arabi Uniti. Quindi siamo in un punto dove si dice che, non lo diciamo noi, ma si dice che Dubai è una delle città più intelligenti al mondo per sviluppo tecnologico innovativo. Qua vedi il trasporto intelligente. Pensate che l'obiettivo degli Emirati Arabi al 2000, il 2030, se non ricordo male, ha l'obiettivo di passare il 25% del trasporto in automatico e quindi in sicurezza. Mentre io mi muovo in sicurezza faccio altre cose, non mi devo preoccupare di guidare, ed è una cosa importantissima. A dicembre è stato presentato il marchio SkyPod. Quindi saranno i mezzi Unibike e Unibus che sono stati poi presentati anche al summit in febbraio, quasi un mese fa, dove erano presenti più di 140 paesi, personaggi illustri anche dello spettacolo, dove è stato parlato delle nuove tecnologie e in particolare dei trasporti intelligenti. Questo è lo sceicco Hamdan bin Mohammed, che ha partecipato anche alla delegazione a Dubai World Expo 2020, quando Dubai è stato assegnato il diritto di ospitare l'evento. Quindi Skyway sarà protagonista di questo evento per il trasporto dei passeggeri. Quindi avremo qualche linea a disposizione, l'obiettivo è questo, vedremo se sarà rispettato. E quindi l'Unicar e l'Unibike sono stati presentati al summit governativo mondiale presentato proprio in febbraio. Quindi Skyway era tra le 5 tecnologie più innovative tra diverse protagoniste. Come vi dicevo appunto prima, abbiamo detto che l'Università di Glasgow ha pubblicato la classifica delle città più intelligenti del mondo, tra cui Dubai, comprende 28 città, e Dubai al di sopra di Los Angeles, Stoccolma, Melbourne, eccetera, eccetera. Quindi siamo al centro del mondo con una tecnologia innovativa. Quindi se gli Emirati Arabi hanno visto Skyway come una innovazione assolutamente importante, questo è veramente una cosa eccezionale, e noi siamo partecipi di questa grande innovazione. Questo, io sono fiero di essere protagonista insieme a tutti voi di questa fantastica storia. Bene, a questo punto andiamo avanti e vediamo il nostro signor Yunisky, dopo che questa terra l'ha visitata deserta nel suo paese natale in Bielorussia. Qua invece siamo nella terra deserta degli Emirati Arabi, e quindi qua c'è veramente il deserto, e qui ovviamente il terreno dove nascerà il centro, il polo tecnologico di Skyway, nella oasi di Sharia. Questo è il direttore generale della prima azienda appaltatrice del progetto di Skyway. Pensate che comunque Skyway non può
costruire direttamente, ha bisogno di aziende appaltatrici, e questa è la Fast Building Contracting, la prima al mondo che sta portando avanti i progetti di Skyway. Skyway ha il compito di visionare che siano realizzati a regola d'arte. Così come questa azienda appaltatrice negli Emirati Arabi, la Skyway Capital sta organizzandosi in questa fase di lavoro per creare delle alleanze. Quindi io faccio un appello a tutti voi, se avete delle aziende che fanno infrastrutture, costruiscono palazzi, possono essere indicate, perché la Skyway Capital sta contrattualizzando delle partnership, perché poi queste aziende saranno quelle che veicoleranno il lavoro e lo svilupperanno. Quindi Skyway non è una multinazionale che prende il lavoro per tutti, ma sarà una società che andrà a cooperare con le aziende locali per costruire i progetti. Questo è un cartello che è nel cantiere a Sharia, e quindi è scritto sia in arabo che in inglese, e io ho tradotto, che praticamente dice: pensa sempre per qualche secondo del tuo lavoro prima di iniziare, quindi medita, ragiona prima di iniziare un lavoro. Quindi era giusto una curiosità. Qui vedete Juninski con Michael, il telecronista, e qui nella piattaforma, la prima piattaforma di costruzione del centro tecnologico di Skyway a Sharia, dove praticamente questo è il basamento della casa ecologica. Pensate che Skyway era pronto per la progettazione del polo tecnologico negli Emirati Arabi da settembre. Hanno ufficialmente iniziato, perché sono iniziati prima, ma ufficialmente sono iniziati i primi di febbraio. E se l'azienda appaltatrice rispetta i tempi, fine aprile, primi di maggio, metà maggio, avremo la prima linea di 400 metri con due campate da 200 e da 100 metri l'una. Qui avete il direttore del parco di ricerca tecnologica e dell'innovazione di Sharia, e il quale dice che Skyway ha un partner forte, competente e affidabile qui nel nostro paese. Quindi fa bene sperare. Qui avete alcune foto del progetto di realizzazione, come verranno. Qui avete l'infrastruttura a stringa rigida per veicolare i mezzi pesanti. Qui avete Juninski di fronte allo Skypod nella presentazione del summit governativo mondiale, e questo abbiamo visto prima, è il polo tecnologico nell'oasi di Sharia per la ricerca tecnologica dell'innovazione del parco, e questo è lo stemma molto molto bello e significativo. Queste sono alcune foto che illustrano le tecnologie. L'Eco House, pensate, è stata costruita in Bielorussia, è stata trasportata negli Emirati Arabi, e per costruirla è passato un pochino di tempo. Perché? Perché nei paesi arabi non è possibile costruire case in legno. Questa casa è esclusivamente con materiali ecosostenibili, è una casa dove ci sarà un isolamento nel tetto naturale con terreno, per far sì che ci sia un raffrescamento naturale all'interno, perché siamo in paesi molto caldi e umidi. Ecco, abbiamo detto entro maggio 400 metri di linea urbana saranno pronti per essere testati con Unibus T. L'Unibus T è l'Unibus tropicale, è una nuova versione dell'Unibus più evoluta, perché deve sostenere dei range di temperatura e di altre caratteristiche molto più importanti.
Se a Minsk c'è il grande freddo, qui non c'è solo non c'è il grande freddo, ma c'è il grande caldo, l'umidità, il sale, la sabbia, tutti questi aspetti che sono decisamente importanti da sostenere. Abbiamo anche l'Unicont, che è il modulo merci speciale per il trasporto di container marittimi. Proprio oggi è stato pubblicato un video che descrive importanti novità da un punto di vista degli aeroporti, come ad esempio Skyway con questo Unicont può migliorare l'efficienza dei porti marittimi. Pensate che i porti marittimi sono porti dove c'è un impatto ambientale notevole, perché quando arrivano le navi petroliere piuttosto che le navi merci e devono scaricare i loro container, diventa molto pericoloso e impattante. Con i porti marittimi, Skyway permetterà di velocizzare il carico e lo scarico. Pensate che il volume del traffico merci al mondo arriva fino a 250 milioni di tonnellate all'anno. E anche il transito dei passeggeri è importante, perché ci sono le navi a crociera che trasportano più di 1 milione di persone all'anno. Quindi un'organizzazione efficiente dei porti marittimi attraverso la tecnologia di Skyway consente di localizzarli a distanza dai porti. A distanza dai porti, circa da 1 a 10 km, a profondità anche fino a 20 metri o più. Quindi non è necessario realizzare porti a ridosso della costa, ma bensì lontano dalla costa. Questo permetterà di ridurre le spese di trasporto, di cambio e scambio merci, e quindi anche per le spese per la costruzione e i costi operativi rispetto ai porti tradizionali. Quindi Skyway migliorerà l'efficienza e la sicurezza del funzionamento dei porti e riduce ovviamente costi di logistica, costi di spedizione e sicuramente è meno impattante per l'ambiente, quindi decisamente a favore questo sviluppo che non è da sottovalutare per molti porti al mondo. Quindi Skyway può essere costruito su quasi tutti gli spazi pubblici. Abbiamo visto mezzi molto piccoli, l'ultraleggero, e abbiamo visto tante soluzioni. Chiaramente ogni giorno ci sono dei contatti con delle delegazioni di vari paesi. Abbiamo visto che tempo fa ci sono stati dei preordini per l'utilizzo della tecnologia Skyway da diversi paesi. Oggi ci sono paesi che vengono in visita sempre all'Ecotecnopark in Bielorussia per vedere la tecnologia dimostrativa. Uno tra questi è il Ministero dello Sviluppo Economico georgiano, rappresentato da questo signore che è venuto pochi giorni fa. E praticamente questo signore, che rappresenta il governo del business e il business della Georgia, è venuto a vedere l'Ecotecnopark Skyway, e durante il confronto è emerso che il mercato georgiano è interessato alle tecnologie di trasporto per l'industria del turismo, come potrebbe essere da noi qui in Italia, così come nelle aree montuose. E prevede di creare appunto una rete stradale al fine di organizzare la comunicazione tra tutte le principali città del paese. Quindi c'è un enorme interesse dal governo georgiano, quindi dal Ministero dello Sviluppo Economico georgiano. Anche in Italia, chiaramente,
abbiamo proprio pochi giorni fa sul portale online locale Il Cittadino MB di Membrate è uscito un articolo intitolato Trasporti, una Skyway per il Vimercatese, l'alternativa alla metropolitana 2 è una monorotaia sospesa. Quindi qua stiamo parlando della diciamo dell'Interland milanese, che potrebbe essere una valida soluzione quella di estendere le metropolitane nei terminali, nei punti di arrivo, per estenderli alla periferia, per quei paesi che sono sempre congestionati da un traffico incredibile di automobili, e quindi queste linee sarebbero una soluzione vincente in termini impattanti a livello economico, a livello pubblico e a livello di costi. Quindi diciamo è importante questi incontri che noi andiamo a sensibilizzare in vari punti del paese. Altro di recente proprio è ritornato il candidato alla presidenza del Perù, Claudio Alejandro Zola Suarez, che è tornato in visita alla Skyway Technology, per quanto riguarda il progetto infrastrutturale Nueva Lima, che prevede la creazione di un ambiente ecologico e confortevole. La prima visita dei rappresentanti di Nueva Lima è avvenuta a luglio 2018 e a novembre dello stesso anno hanno visitato la String Technology. Quindi c'è un altro enorme interesse anche da parte del Perù per progetti infrastrutturali di questo tipo. A questo punto vi faccio vedere un filmato per quanto riguarda un'altra delegazione che non è così recente come in questi tre casi, ma per farvi notare che ci sono molti molti contatti con diversi paesi al mondo che sono già partiti anche qualche anno fa e sono pronti per essere sviluppati non appena sono concluse le certificazioni dell'alta velocità. Vediamo un attimo il filmato. Centro storico di San Marino e il Monte Titano sono classificati dall'UNESCO come Patrimonio Mondiale dell'Umanità secondo criteri culturali. In altre parole, grazie alla bellezza unica di questi luoghi. Dal 25 al 27 aprile 2018 si è tenuta la visita ripetuta della delegazione guidata dal segretario di Stato della Repubblica di San Marino, il ministro del Territorio, l'Ambiente e il Turismo, dottor Augusto Michelotti, nel Centro di Sviluppo Tecnologico Skyway. Buonasera, signor Michelotti. Buonasera. Qual è il motivo della sua visita qua in Bielorussia? Sono venuto a verificare, a vedere un po' come funziona questa apparecchiatura, che è una cosa nuova, moderna, e quindi essendo nuova volevamo vedere, no, come andava. Siamo rimasti soddisfatti, ci è piaciuto, ci siamo accorti che la cosa funziona, che la cosa è interessante. E ci interessa soprattutto perché vogliamo creare un sistema di trasporto alternativo alla macchina, alternativo alla gomma, nel nostro paese, e questa ci sembra l'infrastruttura più interessante che abbiamo visto fino adesso. Grazie, e vorrei anche chiedere quali sono i passi seguenti, cosa fate in futuro prossimo, diciamo?
in merito a questa iniziativa, a questo, perché siamo qui, no? Perché siamo venuti apposta per fare questa cosa, è proprio quella di creare questa infrastruttura che per noi, secondo me, è fondamentale, importantissima. E poi anche per stabilire un rapporto tale da poter fare in modo che questo progetto prenda le gambe, perché adesso abbiamo parlato, abbiamo ragionato, ci siamo conosciuti, abbiamo capito che fra il popolo bielorusso e quello sammarinese ci può essere del feeling, ci può essere un'amicizia vera, perché siamo simili come popoli, però se costruiamo qualcosa insieme potremmo consolidare e cementare ancora di più questa amicizia. Tante grazie e auguro tanto successo a noi tutti. Grazie. Anche a voi. Grazie. La delegazione comprendeva come esperto l'ingegnere Giuseppe Vallelonga della società Mobility in Chain, un consulente di Stefano Boeri Architetti. Il grattacielo Bosco Verticale, progettato dalla società e costruito a Milano, nel 2015 è stato nominato il migliore del mondo. Da questo studio il governo di San Marino ha ordinato un progetto di percorso lungo il quale può passare la linea di trasporto Skyway. Io sono un consulente dello studio Boeri, lavoro per una società che si chiama Mobility in Chain e siamo anche consulenti del governo e insieme stiamo sviluppando il piano regolatore. Di San Marino o quello italiano? Il governo di San Marino, con i quali stiamo sviluppando appunto il piano regolatore della Repubblica di San Marino. E certo che c'è un forte legame tra il lavoro dell'architetto Boeri e quello che si sta facendo a San Marino, perché il fil rouge, il filo conduttore, è quello di sviluppare un territorio in maniera sostenibile, privilegiando la componente ambientale, la mobilità sostenibile e la naturalizzazione dei territori. Quindi sicuramente il concept del bosco verticale, che è quello di portare la natura e il verde in città, si sposa appieno con quello che stiamo facendo a San Marino in questo momento. Grazie. Oggi lei ha visitato l'Ecotecnopark Skyway a Marina Gorka, vicino sì. A Minsk. Quali sono le impressioni? Ma siamo rimasti molto impressionati dalla vastità del progetto, dalla fattibilità, dalla serietà che abbiamo riscontrato in questa società e speriamo che si possano trovare i punti di contatto per fare in modo che questa nuova tecnologia che abbiamo avuto modo di testare, di toccare con mano, di provare, possa effettivamente essere importante anche nel territorio di San Marino. Quindi buone impressioni, si lavora, bisogna lavorare sodo. E allora buon lavoro e tanti auguri. A voi. Grazie mille. Dopo aver preso conoscenza della tecnologia Skyway, gli ospiti hanno espresso l'opinione che la struttura semirigida della linea sia la migliore per le esigenze di San Marino. Il lavoro congiunto delle società String Technologies Company e Stefano Boeri Architetti è già iniziato su questo progetto e presto un gruppo di esperti tecnici Skyway visiterà San Marino per il suo studio sul campo. Bene, avete visto questo filmato? Questo filmato è di un anno fa naturalmente e poi diciamo che c'è stato anche un sopralluogo dei tecnici di Skyway nella Repubblica di San Marino e quindi siamo in una situazione in cui il progetto sta andando avanti, sono 9 chilometri di linea, il progetto sta andando avanti in fase di sviluppo e di pianificazione, vedremo poi quando ci sarà questo esecutivo, ovviamente se ci sarà una conferma o meno. Comunque sia, il progetto sta andando avanti, 9 chilometri di linea, 3 stazioni, una di partenza, una in arrivo e una centrale vicino all'ospedale della Repubblica di San Marino. Bene.
Nei prossimi webinar vedremo altre tipologie di progetti che sono in fase di sviluppo in altri paesi, eccetera. A questo punto torniamo a quello che può essere un interesse da più vicino, quello di partecipare al progetto Skyway. Il progetto Skyway nel 2014 è stato valutato come un progetto intellettuale per 400 miliardi 867 milioni 433 mila dollari. Questa valutazione fatta da una società apposita di consulenza per l'audit, società inglese, ha permesso di quantificare un valore patrimoniale in termini di quote della società pari allo stesso valore per un valore effettivamente di un dollaro a quota. Questo ha fatto sì che ha permesso di andare a ridistribuire queste quote tra le varie società che partecipano alla holding Skyway e sono naturalmente la Uninsky Corporation, che fa capo Uninsky ovviamente, abbiamo la Skyway Technology attraverso la quale c'è lo sviluppo delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto, c'è la Global Transport Investment che è la società degli investimenti e ci sono ovviamente gli investitori attraverso tre società che raccolgono fondi, sono la Rail Skyway che è l'azienda madre, poi ci sono la Skyway Invest Group e la Skyway Capital. Queste tre società sono società che hanno la funzione di raccogliere fondi, ognuna indipendente dall'altra, hanno strategie aziendali diverse, ma una equivale all'altra, nel senso che le quote Skyway sono le stesse. Questo lo ribadisco perché in questo ultimo periodo molte persone mi chiamano e mi chiedono: ma cosa c'entra Swig, Skyway? No, sono società che hanno l'obiettivo comune, di portare raccolta dei fondi a Skyway con forme diverse, tutte vanno bene, quindi se voi siete iscritti in Skyway Capital va bene in Skyway Capital, chi è iscritto in Swig va bene chi è iscritto in Swig, ma la logica qual è? Di essere comunque uniti per un unico obiettivo. Quindi chi è iscritto in Skyway Capital e gli propongono Swig, chiaramente non c'è motivo di andare su Swig, perché chi ha le sue quote, le quote sono uguali, non ci sono questi, non c'è questa motivazione. Ecco, questo per dire, ogni azienda ha la sua strategia di marketing, di coinvolgimento e tutto va bene, insomma, perché abbiamo tutti l'obiettivo di portare molte più persone in Skyway. Skyway in totale ha più di 1 milione di partecipanti e partecipano. Queste quote sono state ridistribuite, queste tre società sono identiche, sono semplicemente state suddivise le quote per avere una maggiore distribuzione e quindi una maggiore stabilità della holding. Considerate che nella prima RSS Holding sono state distribuite circa 63 miliardi di quote, che poi un 50% sono riservate al mercato. La RSS Holding 2 se ne sono state distribuite 73 miliardi di quote e nella RSS Holding 3 siamo in fase di distribuzione. Considerate che siamo tra 15 fasi, siamo alla 13,5 e quindi diciamo che chiaramente siamo a buon punto, manca due fasi e quindi siamo quasi arrivati alla conclusione del progetto di raccolta fondi.
Tra le quote distribuite c'è un 2% di quote che sono state dedicate a un fondo di Skyway Capital che si chiama Royal Capital Group. Questo fondo è uno strumento di investimento più trasparente e comprovato, è un fondo di investimento chiuso e non è un crowdfunding, cominciano a crearsi quei fondi di investimento che andranno a supportare i progetti locali nei vari paesi. Oltre il 60% dei fondi di investimento di tutto il mondo entra dentro a questo Royal Capital Group. Il fondo è registrato nelle isole Cayman, questo è il modo più popolare provato per investire nel mondo. La giurisdizione delle isole Cayman garantisce la massima sicurezza e trasparenza delle transazioni di investimento. Quindi, com'è il processo di investimento attraverso questo fondo? Che non è, vi ripeto, un crowd investing, ma è a tutti gli effetti un fondo di investimento che si appoggia sul 2% delle quote Skyway. Allora abbiamo un investitore, investe sul fondo Royal Capital Group, paga un pacchetto che viene consegnato alla Global Transport Investment, questa dopo aver fatto tutte le verifiche del caso, antiriciclaggio, vedere chi è l'investitore eccetera eccetera, viene trasferito le quote della Global Transport Investment e privilegiate secondo il pacchetto alla registrazione delle quote di proprietà della Royal Capital Group. Quindi la Royal Capital Group fa da tramite per l'investitore e la Global Transport Investment. Da qui abbiamo poi il trasferimento delle azioni sull'investitore. Questo modo di questo approccio, questo nuovo sistema, chiaramente è per degli investitori di un certo tipo, cioè target di un certo tipo. Perché? Perché le attività del fondo sono controllate da organizzazioni internazionali indipendenti, uno dei quattro maggiori auditor del mondo, la KPMG, la Deloitte, l'Ernst & Young o PwC, effettuerà la revisione periodica del Royal Capital Group. Quindi c'è una grande vigilanza su questi fondi, naturalmente, e le condizioni di investimento su questi fondi partono con un importo minimo del primo investimento di 10.000 euro, il prezzo di un'azione della Royal Capital Group è 5.000 e l'importo minimo di investimenti ripetuti dopo il primo versamento di 10.000 euro sono 5.000. Comunque, per avere delle lucidazioni in merito a questo tipo di investimento, che ripeto non è il crowdfunding che noi stiamo proponendo per partecipare al progetto, ma è una modalità finanziamento attraverso fondi di investimento che si interfacciano con la Global Transport Investment e l'investitore classico che può investire con un fondo bancario di una finanziaria eccetera eccetera. Comunque, se volete chiarimenti, approfondimenti, qua ho messo in evidenziato in rosso il sito dove potete avere delle delucidazioni. Quindi se qualcuno vi chiede delle informazioni a riguardo, può trovare qui informazioni. Poi se c'è bisogno di ulteriori delucidazioni, ci siamo. Mentre invece più popolare per la partecipazione al progetto è il crowd investing equity, che è stato portato avanti dal 2014 ad oggi, e chi partecipa possiede, vengono date delle quote, sono state date, ma ne vengono ancora date finché ce n'è ancora per poco tempo, mancano due fasi, poco più.
e alla conclusione di tutto il progetto dimostrativo e di certificazione, e comunque sia chi ha queste quote possiede dei dividendi che verranno erogati dall'azienda in proporzione al numero delle quote possedute. Quindi possiamo avere la libertà di scegliere di partecipare al progetto, abbiamo anche la possibilità di avere queste quote. Se noi le manteniamo, le conserviamo, avremo dei dividendi. Bene, cosa ha portato questo crowd investing dal 2014 ad oggi? Ha portato, con un investimento di 100 milioni di dollari, a una capitalizzazione che oggi vale 5 miliardi di dollari. E al giorno la capitalizzazione, in breve, facendo tutti questi conteggi, arriva al 3% di aumento al giorno. Quindi ogni giorno c'è un aumento della capitalizzazione. Questo significa che ogni giorno chi possiede delle quote ha un aumento di valore. Valore dettato dal fatto che l'azienda cresce, è sana, nel senso che non ha dei debiti, non ha richiesto degli investimenti importanti da parte delle banche, istituzioni finanziarie, e quindi c'ha i fondi che sono indipendenti e quindi può andare avanti e avere una gestione molto molto importante. Quindi diciamo che abbiamo condiviso un progetto molto molto bello e che ci porta del potere economico importante. Non è ancora spendibile questo valore di capitale, anche se l'azienda ha cominciato a riacquistare delle quote dagli investitori più visionari, che hanno visto lungo nel momento in cui ancora non c'era nulla, e hanno dato la possibilità di convertire queste 100.000 quote in token, che è uno strumento legato al fatto di poter poi sfruttarlo come moneta digitale, oppure c'è sempre per 5.000 investitori, non di più, la possibilità di vendere le quote che l'azienda si è presa in carico di riacquistare, perché all'inizio le distribuiva a valori molto 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 grandi. Perché non aveva in cambio null'altro che solo le idee e i progetti di Uninsky. Qua vedete alcune soluzioni. Qua abbiamo l'InnoTrans, che è un pacchetto ideato 2 anni fa all'InnoTrans a Berlino nel 2016, e chi fa questo pacchetto con 3 rateizzazioni ha anche una moneta che è riconosciuta, è stata consegnata all'Eco Technopark in agosto a quelli che hanno partecipato con questa cifra, e qua c'è un certificato, e quindi questa moneta è molto importante, perché non sono così diffusa, avrà un valore molto molto grande nel corso del tempo. Qua avete anche questo avvio rapido con 2 rate da $300, avete 21.000 quote e così via, insomma. Vi ribadisco che queste sono informazioni puramente informative, non viene fatto nessuna sollecito a partecipare al progetto, è di vostra iniziativa, come uno ha scelto liberamente di partecipare, è coscienza del fatto che ci possono essere dei rischi, e l'azienda è una startup. Chiaramente avete visto quanto si è sviluppato finora, nulla toglie che non è un prodotto finanziario. Comunque sia, ci sono diverse soluzioni per partecipare. È importante che voi dedicate cifre che non vi cambiano la vostra economia giornaliera. Ci sono pacchetti anche per i bambini e gli studenti, cosa gradita, perché un giorno a 18 anni questi ragazzi possono studiare, possono viaggiare indipendentemente, e questo è un volano importante. Io per i figli
lo suggerisco abbondantemente. Questi sono i certificati intestati alle persone che partecipano all'iniziativa della raccolta fondi, e qua ci sono il numero di quote numerate, e viene indicato che queste quote avranno un valore di $1 per ogni singola quota stessa. Bene, siamo quasi alla conclusione. I grandi marchi come Amazon all'inizio del loro percorso hanno avuto uno sviluppo che non è stato un grande sviluppo da un punto di vista milioni di dollari, ma chiaramente lo sviluppo sta nel fatto che sono state dettate le basi per uno sviluppo, un momentum che c'è adesso per Amazon, e di riflesso un aumento anche dei dipendenti occupati su Amazon. Nella finanza e mercati abbiamo tantissimi esempi di brand che sono partiti a un valore molto residuo di quando sono entrati in borsa, 50 centesimi di dollaro la Apple, 10 centesimi la Microsoft, $1.73 la Amazon, per poi oggi avere dei valori di addirittura Amazon a dicembre ha toccato i $2.000, adesso è un pochino meno, 1.640, 100 Microsoft, 152 Apple. Quindi per dirvi che nel momento in cui sono andate in borsa queste aziende, il valore era $1, ma oggi è molto più alto. Bene, siamo in una pre-IPO, fase 13 di Skyway, non c'è ancora una data precisa dell'inizio dell'offerta pubblica in borsa, molto probabilmente ci sarà un'offerta pubblica, un'offerta di token, cioè di strumenti monetari che sono digitali e non un'offerta pubblica in borsa inizialmente. Tuttavia, l'ipotesi che Skyway possa andare in borsa tra il 2020 e il 2021 è di $1 naturalmente, ma le quote avranno un'enorme crescita, e oggi $1.000, se venissero messi $1.000, sono altrettante 35.000 quote, che poi al prezzo di $1 saranno $35.000. Ecco, questa è la prospettiva, quindi meditate bene, meditate gente, che siamo nella pre-IPO, quindi prima della borsa. Questi marchi nella fase di lancio in borsa avevano questi valori, oggi hanno questi, noi siamo ancora prima del lancio in borsa, con tutto quello che sta strutturandosi nell'avvenire per Skyway. Quindi non c'è nessuna garanzia, ma tanti fondamenti importanti per Skyway: la certificazione, la tecnologia e i fondi per sviluppare tanti progetti. Quindi con $1.000 sono 35.000 quote, che se noi ragioniamo su come è la potenzialità di trilioni di dollari, queste quote da $1 passeranno a 10, 100, $1.000 e quindi sicuramente a valori molto più alti che $1. Quindi fate voi i vostri conti, non ve li devo fare io. Bene, concludiamo con un concorso che Skyway Capital ha proposto. Partecipa al concorso Business con piacere, fai un viaggio in Spagna o a Roma. Perché? Perché Skyway Capital rilancia il fatto che condividiamo il progetto con le persone. E questo concorso altro che non dice che tra il 26 gennaio e il 30 aprile ci sono diverse condizioni alle quali possiamo partecipare per vincere questi viaggi. È necessario di avere una rateizzazione valida, oppure è necessario aprirne una nuova con qualsiasi valore nominale. Il fatturato della tua prima linea deve essere almeno di $10.000. E ottieni 6 punti per i nuovi partner invitati, quindi un punto viene assegnato per un nuovo partner che ha effettuato un acquisto a rate per un valore nominale da 100 a $200. 2 punti vengono assegnati per un nuovo partner che ha effettuato un acquisto a rate per un valore nominale superiore a $200. Quindi diciamo che questo concorso è per incentivare le persone a parlare del progetto per andare a concludere questa raccolta fondi.
I premi sono appunto il primo posto, $20,000 nella prima linea, quindi diretti, diciamo, un viaggio in Spagna, partecipazione alla corrida, 7 giorni, 6 notti, oppure secondo posto, $10,000 nella prima linea, viaggio a Roma sulle tracce del Codice da Vinci, 4 giorni, 3 notti. E quindi è un, diciamo, un business con piacere, un, diciamo, una promozione per dare adito e valore all'iniziativa, di oltre a parlare del progetto, anche di poter vincere questi viaggi. Tutto qua. Ecco, abbiamo concluso, costruiamo Skyway e salviamoci il pianeta. Perché salviamoci? Perché dobbiamo salvare noi stessi, ma dobbiamo salvare anche il pianeta che ci dà vita. Un saluto a tutti, ringrazio per la vostra attenta partecipazione, vi lascio con un video e a risentirci per il prossimo webinar, sempre di martedì alle 21.30, invitate persone che non conoscono Skyway, perché Skyway sta diventando sempre più importante nella nostra vita quotidiana. Un saluto a tutti.
Thank you.